Beh, nell'evoluzione di questo processo, del rapporto anche tra l'oggetto del design e l'architettura, che poi è il tema su cui si sta lavorando, credo che anche nell'evoluzione del nostro lavoro tra il VUD, il platea, cioè tutta la sequenza di lampade, qui siamo arrivati un po' a una sintesi, anche un po' come dire, non una semplificazione, ma un po' un purismo. Per la natura dell'oggetto, per la luce che si vuole ottenere, forse l'oggetto più bello da inserire in architettura è quello che l'architettura non la disturba, cioè che non diventa un altro elemento di graficismo, di design. È una forma di sintesi ragionata, ecco, un pensiero che non è solo una semplificazione dell'oggetto, è che l'evoluzione della forma arriva ad una perfezione tale che poi diventa talmente pura che l'oggetto di per sé non è più così importante, se non nelle sue gioco di proporzioni o per le prestazioni che questo può dare. C'è un piccolo dettaglio, che questa faccia quadrata, che è il quadrato di un cubo, ha una vita che tiene la cerniera del movimento, che è dentro una rondella quadrata, quindi stavamo cercando di dare un linguaggio veramente il più semplice possibile, proprio perché diventasse un oggetto che diventasse poi parte di un'architettura senza che diventasse troppo design, troppo disegnato. Qui c'è, da una parte c'è stato questo tentativo di miniaturizzare proprio per fare degli accenti. In realtà questa lampada, questo piccolo iPro, ha un LED dentro, quindi è proprio per marcare dei segni, no? Più che per della luce generale. Se immagini tanti cubetti in fila, ecco, diventa un oggetto molto decorativo, quindi senza bisogno che lui stesso sia decorato. È un po' del discorso delle famiglie, no? Come su Woody siamo partiti dal medio fino al grande per ritornare poi ai mini. In realtà il prodotto ha un interesse nel suo sistema coordinato di famiglia, quindi dal piccolo al medio al grande, anche per combinarlo in condizioni di spazio diverso, tipo nei centri commerciali, piuttosto che anche in un museo tu hai la gamma per accompagnarlo, insomma sono cugini e fratelli.